schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un Money Glitch, o meglio il Money Glitch che ho portato qualche giorno fa, da fare in due ragazzi. Allora, il glitch è ancora funzionante, funziona benissimo e passiamo alla spiegazione ragazzi. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto al di fuori della nostra base operativa, che sia una LGRH8 no custom, LGRH8 a costo zero. Dopodiché saliremo sulla Wenger, il nostro amico salirà insieme a noi sulla Wenger, e quando sarà salito sulla Wenger noi premeremo freccia destra, andremo nell'officina per modificare la Wenger, premeremo cerchio per tornare indietro e ci posizioneremo su esci dalla base operativa. Qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere premuto il tasto start, ok, il tasto option, e mentre lo rilasciamo quasi contemporaneamente dobbiamo premere X. Dovremo ottenere una schermata di bug ragazzi, questa schermata qui. Quando noi otterremo questa schermata il nostro amico avrà lo schermo nero e potremo fare il glitch. A questo punto noi dovremmo sospendere l'applicazione, la potremo sospendere sia con il lettore multimediale sia con YouTube. Quindi a questo punto vedete comunque con il lettore multimediale e con YouTube, io non ce l'avevo scaricato quindi nulla, vado a sospendere con YouTube, faccio apri YouTube. Qui mi dice che non posso aprirlo perché ho il game capture, non mi permette di catturare YouTube, però comunque andrà in sospensione. Una volta che è in sospensione accetteremo il messaggio, mentre il nostro amico rimarrà nella base operativa, insomma schermata nera, e dovrà farci un invito, giochiamo insieme tramite party ragazzi, è l'unica cosa che potrà fare, quindi dovrete stare anche in party. Questo lo sto rispolverando velocemente di glitch perché comunque ancora funziona, magari a chi non funziona i glitch da soli che ho portato, questo funziona benissimo. A questo punto andremo ad accettare l'invito, entreremo nella sessione. A questo punto ragazzi, quando siete respawnati in sessione, noterete che il vostro amico è fermo nella Wenger con schermata nera. Dovrete andare start, online, attività, missioni, create da Rockstar ovviamente, un lavoro da titano, entrate nella missione. Una volta che siete dentro la missione, il vostro amico andrà nella schermata di party e farà partecipa a sessione, o meglio alla vostra sessione. Voi dovrete fermarmi nella schermata nera per uscire, mentre il vostro amico andrà ad accettare il primo messaggio, voi uscirete e accetterà il secondo messaggio. In questo modo potrà sbaggarsi e potrà guidare nella vostra base operativa ragazzi. È semplicissimo, veramente veramente semplice. Per chi non riesce, non riescono i glitch che sono stati diciamo pubblicati fino adesso, magari questo qui vi può risultare più semplice. Se avete un amico che vi dà una mano, è veramente semplice. A questo punto salite nell'auto, il vostro amico si mette sul posteriore destro dell'auto e mentre sta premendo triangolo per entrare voi dovete uscire come ho appena fatto io. Posizionerà l'auto qui a questo punto e il gioco è fatto ragazzi. Dovete curarvi se vi teletrasportate dentro l'auto, e se vi teletrasportate dentro l'auto siete a posto. Ricordate di avere la LGRH8 al di fuori della base operativa. Quando avete tutto, l'unica cosa che dovete fare è mettervi vicino al pallino di uscita e schiacciare X e triangolo insieme ragazzi, contemporaneamente. Uscirete dalla base operativa con l'auto e avrete la vostra duplicazione. Andate a mettere nel centro operativo mobile,
Una volta fatto questo potrete andarla a mettere o in un garage o la rimettete dentro la vostra base operativa, tanto il glitch, l'auto insomma è stata salvata, il glitch è fatto e siete a posto ragazzi. Così potete duplicare parecchie auto con l'aiuto dell'amico. Il vostro amico resterà buggato dentro la base operativa, quindi il bug dovrete farlo solo una volta, quindi non ci sarà necessità di farlo ogni volta che duplicate. E che altro dire ragazzi, il glitch è questo, i glitch sono questi, quindi fateli perché domani usciranno altre auto nuove, poi non piangete che non potete comprarle. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.